plastico è nato da una passione di mio padre per, in realtà, per le macchine, i modellini di macchine. Poi dopo, nel negozio, non trovando le macchine, si è innamorato invece di... Il negoziante è riuscito a instillare la passione e la curiosità verso i treni, e da lì è partito la passione, ma già era un appassionato di modellismo. Invece l'idea del museo, scusate, proprio nasce da questo, che è un po' tipico di tutti i modellisti, di condividere. Cioè, l'appassionato di modellismo crea delle cose magnifiche e poi si accorge che questa bellezza deve essere condivisa, quindi ha un desiderio di trasmettere quello che lui prova, che è la sua passione, condividendolo con tutti. E mio padre ha sviluppato così, diciamo, maturata dentro lui la convinzione che questo plastico era talmente bello che andava assolutamente aperto al pubblico e condiviso con più persone possibili. I luoghi esistono realmente e poi qui si trasformano ovviamente in un paesaggio di fantasia. È un mix tra contesti urbani tedeschi, austriaci, poiché il plastico si basa su un sistema ferroviario che è quello della Märklin, quindi tedesca, e poi Pico, però non poteva non esserci l'Italia. E quindi c'è un promontorio che è il promontorio di Portoferraio dell'Isola d'Elba, ci sono le Dolomiti con le valli, alcune pezzi delle scorce delle valli di Cortina, c'è la stazione di Milano che però è messa in rapporto alla grande stazione L'Autobahnhof di Berlino, e come quindi si vede che sono luoghi del cuore in realtà, che sono stati riproposti in forma fantastica. Ma in realtà la cosa straordinaria è che non rappresenta niente, è un grande sogno e quindi come tale cattura per quello. Quando noi chiudiamo gli occhi e sogniamo andiamo in un'altra dimensione e siamo spesso felici, no? Poi li apriamo e ci rendiamo conto che abbiamo vissuto qualcosa di eccezionale, ma che in fondo è un'esperienza che rimane dentro di noi, ma che, come dire, materialmente o matericamente non ha che nessuna corrispondenza. La visita ad un luogo così è riuscire ad abbandonarsi a questa dimensione ed è ritornare o tornare oppure provare nuovamente a giocare. Siamo partiti, è imprescindibile partire dal plastico perché è un grande soggetto narrativo, quindi da questo abbiamo pensato di elaborare una modalità per intanto sfuggire a due elementi che caratterizzano i plastici ferroviari, cioè la fruizione come se fosse un grande diorama con soltanto i treni in movimento e la fissità del paesaggio. Quindi abbiamo pensato che due elementi importantissimi che sono legati sempre uno alla visione e l'altro all'ascolto, quindi al suono,
Quindi abbiamo sonorizzato l'ambiente e abbiamo pensato di animare quelli che sono gli sfondi con delle illustrazioni che sono state poi trasformate in uno show da 30 minuti che riporta a questo elemento immaginifico, immaginario del plastico. Infatti i soggetti che animano le proiezioni sono tutti dettagli presi dalle migliaia di scene che sono state costruite all'interno di questo magico mondo.